Amici e amiche telespettatrici, ci salutiamo qua dal pastificio Chelucci di Piteccio a Pistoia, un pastificio artigianale, pasta di alta qualità. E vi introduciamo dunque all'azienda. E qui con noi c'è Giuseppe Chelucci. Ciao Giuseppe. Ciao. Il proprietario e responsabile di questa magnifica azienda, conosciuta in tutta Toscana, ma non solo, soprattutto in Italia e all'estero. I vostri clienti sono un po' dappertutto. Sì, oltre che in Toscana, noi i nostri clienti li abbiamo su al nord d'Italia e poi andiamo all'estero, in Europa. Andiamo in Austria, in Repubblica Ceca, Germania, facciamo il Belgio, l'Olanda, la Spagna, anche in Inghilterra. Una storia che è andata dunque in tutto il mondo, ma che è partita da Piteccio, dalla vostra famiglia, la famiglia Chelucci, 1912 l'anno di nascita. Sì, e fu il nonno Edoardo che fondò l'azienda. Poi piano piano è cresciuta e oggi, anche se non è un'azienda grande perché è un'azienda artigianale, però insomma fa un prodotto di alta qualità. Allora Giuseppe, ci fai vedere qualcosa dell'azienda? Qui siamo all'interno del magazzino. Sì, siamo al pian terreno dove abbiamo il magazzino, gli uffici, insomma da dove parte la pasta per i nostri clienti. Ecco, vari tipi di pasta, li possiamo vedere qui sugli scaffali. Sì, questi sono formati particolari. Sono formati che abbiamo fatto in concorso con le scuole pistoiesi. Qui la pasta di Chelucci, che è ovviamente pronta per essere spedita ai clienti. Vari tipi di pasta. Sì, facciamo parecchi tipi di pasta, forse anche troppi per l'azienda che siamo. Comunque sono tutti prodotti fatti con materie prime nostre, toscane, e tutti prodotti trafilati al bronzo, essiccati a bassissima temperatura su telai come facevano una volta, insomma. Il nostro è un pastificio piccolo, ma che fa prodotti d'eccellenza, ecco. E che ovviamente mantiene alta la qualità con la tradizione. Certo, sicuramente. La qualità nostra deve essere alta per forza, perché sennò non potremmo competere con le grandi aziende. Solo con la qualità, ecco, possiamo continuare. E poi la tradizione, perché la pasta toscana fatta con semole toscane, con sistemi tradizionali, è un'altra cosa, insomma. Qui Giuseppe siamo nel Sancta Santorum della vostra azienda, il laboratorio dove ci sono le varie fasi di produzione. Sì, questa è la sala di confezionamento, però per rendersi conto di come funziona la lavorazione da noi è meglio passare all'altra sala dove c'è veramente la lavorazione, ecco, da dove si fa la pasta. Quali sono, Giuseppe, le fasi di lavorazione della pasta? C'è la produzione, l'impasto nella macchina, poi la trafilazione e la forma del formato, del prodotto. Vediamo dal vivo come funziona, ecco. Vediamo la vera produzione della pasta artigianale. Questa è una macchina che tu stesso hai provveduto a risistemare. Sì, è una macchina molto vecchia che abbiamo revisionato completamente, abbiamo cambiato tutti i pezzi, insomma l'abbiamo fatta nuova, si può dire, per fare prodotti che interessa fare a noi, col nostro sistema di lavorazione. Quindi quando si parla di qualità e tradizione, ovviamente eccola davanti a voi, ai vostri occhi, è una pasta che viene proprio dall'esperienza di generazioni. Sicuramente, sì, effettivamente è così.
Questa è una pasta particolare, Giuseppe. Sì, casualmente siete venuti proprio quando stiamo producendo i pici toscani. È un formato di pasta tradizionale toscano, del senese in particolare, ma che sta avendo un discreto successo. Ne facciamo tanta. È pasta trafilata al bronzo, veramente molto ruvida e grossa. È grossa di spessore. Viene trafilata con le nostre trafile al bronzo, fatta a matasse, a nidi in particolare, e poi essiccata nelle celle statiche tradizionali a bassa temperatura e va intorno ai 30-32 gradi. Ma qual è il segreto della buona pasta? Il mio babbo, che era un grande pastaio, diceva sempre: puoi essere bravo quanto ti pare, ma se non c'hai la materia prima buona, il prodotto non può venire buono. Quindi si parla ovviamente di tutte le fasi fondamentali, gli elementi base. Base, specialmente sulla materia prima, sono tutte materie prime nostre, toscane, quindi non hanno bisogno di subire stress o influenze da parte di disinfettanti, di disinfestanti, eccetera. Quindi essendo il mulino a pochi chilometri da noi, non c'è bisogno di medicazioni, quindi è tutta un'altra cosa. Una pasta a chilometro zero. Chilometro zero, sì, veramente. Questa macchina è un fiore all'occhiello della vostra azienda, e parlaci un po' di questo splendore. Questa è una macchina del 1950 che noi abbiamo preso e revisionata completamente, cambiati tutti i pezzi cruciali e rimontata per fare i prodotti che noi vogliamo, quelli adatti alla nostra produzione attuale. È una macchina storica, perché credo che fuori non ce ne sia tante di queste, non ce ne siano rimaste tante, però è pur sempre una macchina che ci dà, dal punto di vista produttivo, ci dà delle soddisfazioni. Questa l'hai montata tu? L'ho montata io insieme a dei miei collaboratori, insomma, l'abbiamo revisionata da noi e poi l'abbiamo ripiazzata, rimontata e piazzata da noi, insomma, ecco. Naturalmente, ripeto, sempre con l'aiuto di collaboratori miei. E continuiamo il nostro viaggio, qui le celle di essiccazione. Sì, queste sono le nostre celle di essiccazione, sono celle tradizionali, sono tutte di legno, che essiccano la pasta a bassa temperatura, sui telai, come una volta proprio. Qui c'è la pasta in essiccazione. Potete vedere dunque dove è la pasta e sentire anche l'odore. Qui si sente molto forte la pasta che sta essiccando, davvero fantastico. Ripeto, quando le materie prime sono ottime e la pasta è fatta bene, viene fuori anche un profumo particolare. Per voi, per te Giuseppe, ovviamente questa avventura è un'avventura che coinvolge tutta la famiglia, come dicevamo all'inizio, e ci sono tanti ricordi qui, tanti aneddoti da raccontare. Sicuramente, a parte che io ho sempre fatto questo mestiere, sono nato qua e mi ricordo fin da quando ero piccolo, insomma, fare la pasta. Sempre così, sempre con questi sistemi. Mi ricordo del nonno e l'ha fondato, poi c'è stato il babbo, adesso ci sono io. Con me c'è la famiglia, della famiglia c'è la mia mamma. Tua mamma, che vediamo a lavorare qui insieme alle altre collaboratrici, una donna fantastica che ancora non si stanca di dare una mano. No, è sempre in fabbrica, in casa si annoia, quindi qualche cosa si deve fare, passa il tempo lavorando. Ed eccola qui con noi la signora Rina. Salve signora, è sempre a lavorare, non si stanca mai, sempre a dare una mano. E insomma, una mano è più che altro. È passato tanto tempo dall'inizio, però tutta la storia della famiglia è qui dentro, in queste stanze. È davvero, sì, proprio qui dentro.
con il figlio, con gli altri collaboratori, è una storia bellissima la vostra. È lunga, molto. Questa invece è un'altra macchina, a cosa serve? Questa è una macchina confezionatrice, più che altro una formatrice. È una macchina che fa il peso e poi una volta preparato il peso cade la pasta dentro a un sacchetto. È una macchina semiautomatica, ecco, adatta al tipo di lavorazione che facciamo noi. Dunque qui si completa tutto il processo? Completa il processo. Una parte è questo per quanto riguarda la pasta corta e una parte di confezionamento e l'altro quello manuale per quanto riguardano i nidi e le specialità, i formati speciali. E allora abbiamo completato il nostro viaggio nel laboratorio e adesso andiamo nel magazzino dove viene stoccata la pasta e pronta per essere spedita. E adesso siamo proprio nel magazzino, Giuseppe, e qui come possiamo vedere ci sono le varie confezioni di pasta. Sì, questo è il nostro magazzino dove si stocca la pasta prima della partenza, prima delle spedizioni. Ovviamente in questo periodo ci sono delle richieste particolari legate alle festività natalizie. Eh sì, qualche cosa in più c'è francamente, e tra l'altro siamo rimasti anche un po' piuttosto bassi come magazzino perché ultimamente c'è stato un po' di ritiri di uscite, ecco, abbastanza importanti. Ci sa dei formati particolari, a parte la nostra solita pasta di semola di grano duro trafilata al bronzo, ma ultimamente abbiamo prodotto anche un formato di pasta che è qui, un formato di pasta nuovo fatto con semole di Senatore Cappelli di grano antico macinata a pietra. E sono certificate dall'Associazione dei Grani Antichi di Montesperto. È un prodotto valido, validissimo, che ha un profumo particolare, insomma è una pasta semi-integrale che è veramente, veramente buona. In questo periodo immagino che sarete richiestissimi per le varie confezioni di regalo. Sì, 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 francamente è andata via tanta pasta proprio per questo scopo. Noi siamo a Piteccio da sempre, in via di Valente numero 7, nella sede storica del pastificio e vi aspettiamo, siamo a disposizione.